Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calciomercato. Tanti temi oggi da affrontare, a partire purtroppo dalle tegole, dei gravi infortuni che ovviamente complicano le stagioni di tante squadre. 8 mesi di stop per Carvajal, il terzino del Real Madrid, il capitano dei Blancos che si è fratturato il legamento crociato. 8 mesi di stop, ma il Real Madrid, che aveva già impostato il rinnovo, ha voluto in concomitanza del grave infortunio anche annunciare il prolungamento per un altro anno, sino al 2026, come dire stai tranquillo, riprenditi con calma il tuo posto, non te lo leva nessuno. Però attenzione, per la prima volta negli ultimi 6 anni il Real Madrid farà mercato a gennaio, perché nelle ultime 6 sessioni di mercato invernali il Real Madrid non ha preso giocatori. Cosa significa? Che la squadra era forte, stava andando molto bene, non c'era bisogno di ritoccare da gennaio, il mercato era già stato fatto ed evidentemente molto bene, visti i tanti risultati, i tanti trofei alzati al cielo dalla società del presidente Florentino Perez durante l'estate. E quindi per la prima volta il Real tornerà sul mercato a gennaio. Per la prima volta ovviamente negli ultimi anni, priorità il sostituto di Carvajal, che potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, anche se il grande sogno è Alexander-Arnold, che al momento non ha l'accordo con Liverpool per il rinnovo in scadenza il 30 giugno 2025, come Van Dijk, che chiede almeno sino al 2027 per rinnovare, Liverpool gli ha offerto un anno solo, c'è un po' di distanza, come Mo Salah, Liverpool gli ha offerto un biennale, lui vuole 3 anni, e attenzione perché su Salah c'è l'occhio dei grandi club internazionali, Paris Saint Germain su tutti, ma attenzione soprattutto anche alle sirene arabe per tutti questi calciatori. Tornando al Real Madrid, quindi un terzino destro ma anche un difensore centrale, queste le priorità dei Blancos. E il Real Madrid tra i difensori che segue c'è il giovane Hato, classe 2006, titolare dell'Ajax, lanciato quest'anno con continuità da Farioli, 18 anni e insomma già un grande rendimento, tanto che si parla di lui come potenzialmente uno dei migliori difensori in circolazione. Su Hato ha messo gli occhi anche Cristiano Giuntoli, che aveva già provato a prenderlo l'anno scorso, provandogli a fare lo step next gen prima squadra, come tanti altri giovani ovviamente. Il ragazzo era già nel giro della prima squadra dell'Ajax, ha declinato, adesso è diventato un difensore importante, la Juve continua a seguirlo e la sensazione è che i bianconeri possano farsi avanti, lanciarsi e tornare alla carica a gennaio, perché comunque la Juve a gennaio deve sostituire Gleison Bremer, per lui stagione finita. Non con gli svincolati, come vi ho detto già nei giorni scorsi, lasciate perdere Sergio Ramos, Matip, chi più ne ha più ne metta, chi ha tutti i nomi che sono stati accostati alla Juve. La Juve non prende svincolati, né davanti, dove andrà avanti così, con Vlahovic, con all'occorrenza Hildiz, Nico Gonzalez, Weah adattabili, con la promozione ogni tanto in prima squadra del giovane Lorenzo Anghelé, classe 2006, 18enne di grandissimo talento, che la Juve blinderà con il rinnovo del contratto sino al 2029 nelle prossime settimane. Mentre a gennaio la Juve prenderà un attaccante di scorta e un difensore. Per il difensore Hato piace molto, ma chiaramente il prezzo non sarà semplice, perché l'Ajax lo valuta già almeno 25 milioni. Quindi sarebbe un investimento anticipato rispetto al mercato estivo, a meno che gli ottimi rapporti Juve-Ajax non permettano di trovare una formula, prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Non dimenticate che la Juve ha prestato all'Ajax a titolo gratuito Rugani, quindi evidentemente c'è un canale sul quale magari provare a imbastire qualche discorso. Chiaramente però se arriva il Real Madrid poi si fa veramente dura per tutti. A proposito di gravi infortuni, un in bocca al lupo oltre che a Bremer e a Carvajal pure per Duvan Zapata, che si è fratturato il legamento crociato del ginocchio sinistro e pure il menisco. Starà fuori minimo 6-7 mesi, la paura che siano 8-9. La sensazione è che 99 su 100 la stagione di Duvan Zapata è finita, lo rivedremo in campo l'anno prossimo. Chiaramente Duvan Zapata, così come Carvajal, non è un ragazzino. Duvan Zapata è un 91, ha 34 anni, va per i 34, quindi un infortunio del genere rischia anche di compromettere seriamente il finale di carriera. Una tegola pesantissima per il Toro, che ha ambizioni d'Europa e perde il suo miglior giocatore. Vedremo se il Toro pescherà tra gli svincolati o punterà su Sanabra e Che Adams da qui a gennaio per poi prendere un attaccante. Si è parlato di Success, si è parlato di Ben Yedder, si è parlato di Choupo-Moting, che secondo me è il nome più interessante tra gli svincolati, ex PSG e Bayern, anche se mi dicono che a 34-35 anni inizia a avere un po' di usura dal punto di vista fisico. Però una scommessa forse si potrebbe fare, ma questo è parere mio. Ovviamente poi i dirigenti sanno benissimo cosa fare. C'è un nome invece che ha una suggestione per tanti in Italia, è stato associato al Genoa, è stato associato al Torino, il Genoa non è convinto,
la sensazione che anche il Toro non sia molto convinto oggi, che Mario Balotelli, ovviamente, che sogna di tornare in Italia, non è neanche una questione economica, potrebbe accettare un contratto basso, 300, 400, 500 mila euro, più dei bonus, più dei, degli incentivi legati a presenze, gol e ovviamente al rendimento di squadra. Però su Balotelli ci sono tante controindicazioni, purtroppo le tante balotellate, come sono state definite anche dai vari dizionari, poi è un termine che è entrato veramente come neologismo nella lingua italiana, complicano per Mario il ritorno nel nostro campionato e il ritorno nel nostro calcio, anche se Balotelli ci spera, anche se al momento Balotelli ha messo in stand-by tutte le offerte esotiche per aspettare magari in questo mese di ottobre che prima di Halloween arrivi un dolcetto e non uno scherzetto per lui, ovvero la chiamata di un club di Serie A. Vedremo, però al momento il Toro mi sembra abbastanza tiepido su questo fronte, anche se sarebbe un'ipotesi affascinante Balotelli al Toro. Il problema è che quale Balotelli? Il Balotelli straripante di qualche anno fa, i Balotelli che comunque a Marsiglia aveva fatto bene, o il Balotelli declinante delle ultime stagioni? Si gioca tutta lì la questione. Capitolo allenatori. Andiamo un po' controcorrente, perché noi siamo abituati ai tanti esoneri, ai tanti allenatori che saltano in Serie A. Ebbene, al momento si va per la continuità, perché Genoa ha ribadito la fiducia ad Alberto Gilardino, che se l'è meritata in questi anni, va detto. Gilardino aveva fatto un grande lavoro, prima prendendo la squadra a metà classifica in B e portandola dritta in Serie A, l'anno scorso salvandosi, facendo un campionato da metà classifica, valorizzando tanti giocatori che poi sono stati venduti a bei soldini, Reteghi, Martinez e soprattutto Gudmundsson. E quindi avanti con Gila, che vorrebbe dei rinforzi, il club è in vendita e questo non è un momento facile per il Genoa, però servono almeno tre rinforzi nel mercato di gennaio. Certo che da qui a gennaio è ancora lunga. Avanti insieme anche tra il Venezia e Eusebio Di Francesco. Perché? Perché il Venezia, è vero, è ultimo in classifica insieme al Monza con 4 punti. Monza che col bel pareggio con la Roma ha permesso a Nesta di salvare la propria panchina, evitato l'esonero da parte del campione del mondo 2006, ma fiducia da parte del Venezia anche a Eusebio Di Francesco, perché il Venezia, tranne la scoppola di San Siro 3 settimane fa, un 4-0 senza storia, dopo 28 minuti era già sotto di 4 gol la formazione arancio-nero-verde, nelle altre gare ha giocato alla pari e ha perso per degli errori difensivi, individuali, delle papere incredibili del portiere Ioronen, l'autorete con la quale se la butta dentro, una roba da mai dire gol di una volta, è un errore se squipedale, una papera incredibile che costa un punto pesante nel derby veneto con il Verona e soprattutto permette all'Hellas di prenderne 2 in più. Ma così come era successo con la Roma, la squadra ha dominato per 70 minuti, poi quel tiro deviato di Cristante, un mezzo autogol, anche se poi è stato attribuito il gol a Cristante, nel finale l'assalto della Roma è arrivata una sconfitta immeritata. Con la Lazio c'era stata una buona prestazione, marchiata però da evidenti errori difensivi. Col Torino era una partita da pareggio, la disattenzione su corner, si sono persi Cocò che poi ha fatto gol. Quindi il Venezia comunque le prestazioni le sta facendo. Per questo avanti con Di Francesco. Ovviamente sul tema panchine arriva quella che è un po' più gettonata e della quale tanti avete chiesto notizie, il Milan. Il Milan al momento non è intenzionato a cambiare allenatore, è circolato di nuovo oggi il nome di Maurizio Sarri, non circola più quello di Tuchel che sta aspettando insieme a Southgate il Manchester United se dovesse saltare Ten Hag, circola quello di Allegri, non è un mistero, Sarri e Allegri spererebbero una chiamata del Milan, ma al momento il Milan è intenzionato ad andare avanti con Fonseca, certamente nel prossimo mese, da qui alla sosta di metà novembre, tra campionato e Champions serve una svolta, altrimenti a posizione di Fonseca potrebbe tornare in bilico, perché questi alti e bassi iniziano a essere troppi per un club che ha grandi ambizioni ma che al momento continua a faticare a trovare continuità. Cosa ne pensate? Fanno bene Monza, Milan, Venezia, Genoa per motivi diversi a dare continuità ai loro allenatori, o avreste fatto qualche cambio? E poi Ato, vi piace, lo conoscete, Gioielino 2006 seguito da Juve e Real Madrid, cosa ne pensate? Tanti infortuni, Balotelli, gli dareste una chance oppure no? Ditemi la vostra qui nei commenti al video, in alto a destra la campanella da attivare per non perdervi neanche una notizia in tempo reale, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video mettete il like, condividetelo su Facebook, su Twitter, su Instagram, su TikTok, nelle chat Telegram, chat di WhatsApp, spammatelo ovunque, fate dei clip, clippate, fatelo girare, insomma fate quello che vi pare, ma iscrivetevi al canale, come dico sempre, più siamo meglio e più ci divertiamo, grazie per il vostro seguito, i numeri sono stati molto molto positivi anche la scorsa settimana e vi aspetto sempre di più sul canale, tanti stanno vedendo i video, non tutti sono iscritti, quindi non costa niente, perdete mezzo secondo, mettete il like, vi iscrivete e fate cosa gradita, vuol dire che evidentemente stiamo facendo un buon lavoro, quindi dai è tutta, iscrivetevi, vi aspetto, ciao a tutti, a domani.